La pagina dello sport, ci occupiamo di mountain bike, di una delle gare più prestigiose e massacranti dell'intero arco alpino, la Dolomiti Superbike della Valpusteria, andata in scena nel fine settimana con ben 5.500 partecipanti in rappresentanza di 40 nazioni. Il re e la regina della 21ª edizione della Südtirol Dolomiti Superbike sono il portoghese Tiago Ferreira e l'austriaca Christina Kohlmann. Sulla selettiva distanza dei 113 km, un dislivello di 3.357 metri, l'atleta del Portogallo ha tagliato per primo il traguardo, fermando le lancette del cronometro a 4 ore, 26 minuti e 22 secondi. Alle sue spalle il greco Ilias Periklis, terzo il ceco Christian Hynek. Il migliore degli italiani si è rivelato Damiano Ferrero, che si è classificato al sesto posto. A fine gara il vincitore della corsa non ha nascosto la propria soddisfazione. Sto molto contento. Sono molto soddisfatto, è una bella sensazione vincere la Dolomiti Superbike, una delle gare più rinomate e importanti. Mi sono preparato bene e questo oggi ha fatto la differenza. Per gran parte della gara sono stato da solo perché ho forzato molto l'andatura, poi sono stato ripreso da Periklis e Paez, ma ho nuovamente attaccato fino a tagliare per primo il traguardo. In campo femminile è arrivata la vittoria dell'austriaca Christina Kohlmann, che ha letteralmente dominato la competizione, seconda l'italiana Annabella Stropparo con un gap di oltre 7 minuti. Sono andata via col mio passo, io ho la mia caratteristica, quella di partire sempre così. Poi al 90esimo ho pagato al 60esimo una foratura e quindi mi è rientrata la ragazza che adesso ha vinto. E poi al 90esimo, cercando di spingere per rientrare, mi sono venuti i crampi e allora ho dovuto rallentare il passo e basta. Terza a sorpresa la debuttante Sosna Cazzina. La lituana ha destato un'ottima impressione. Sono soddisfatta, è la mia prima Dolomiti. Cioè, speravo di andare meglio, ma la prima parte di gara ho sofferto tantissimo perché la salita non era adatta a me, era un po' a strappetti. Poi invece dopo nella seconda parte stavo molto meglio, ho tirato fino all'ultimo. La 21ª edizione della Südtirol Dolomiti Superbike è andata in archivio con il record di iscrizioni. Sono stati 5.500 i partecipanti provenienti da 40 nazioni. Ci fermiamo ancora per qualche istante e torniamo tra poco per parlare di deltaplano. Un bel giorno la leggerezza trovò casa e nacque un'idea da maestri. Liberamente, per sentirti leggera come una farfalla. Come il buon cotto di alta qualità, privato del grasso. E la mortadella di pollo, squisitamente leggera. E con tanto gusto. Scegli liberamente, liberi di essere leggeri. Liberamente di Casa Modena, maestri nei salumi. Grande spettacolo per l'intera scorsa settimana sui cieli della Valpusteria per il campionato italiano Dolomiti Open di deltaplano. Vediamo il servizio. Seppur passato di moda in favore dell'ancor più pratico parapendio, il deltaplano è ancora protagonista delle maggiori gare di volo da diporto a livello agonistico. Sport per gente coraggiosa, introdotto dal tedesco Otto Lilienthal nel XIX secolo. Fu solo nel 1951 che l'ingegnere aeronautico californiano Melvin Rogallo mise poi a punto il primo prototipo del moderno deltaplano. Sulla carta tutto è piuttosto facile perché sono solo tre le manovre che il pilota di deltaplano è tenuto a eseguire: la spinta in avanti della barra di controllo, che consente l'effettuazione di una cabrata, il movimento laterale, che consente al mezzo di spostarsi in diverse direzioni, e l'attrazione a sé della barra di controllo, che regola le picchiate, poi tra il dire e il fare. Per una settimana sui cieli della Valpusteria, e più precisamente tra il Plan de Corones e Falces, si è tenuto il campionato italiano Dolomiti Open, con partecipanti provenienti da mezzo mondo, piloti di Argentina, Russia, Giappone,
Giappone e molti altri paesi europei si sono misurati in un mix di audacia e precisione. A tutti era chiesto di coprire una distanza predeterminata nel più breve tempo possibile. Dopo 5 intense tasche in cui si sono volati ben 700 chilometri, il trentino Christian Ziyech ha collezionato il suo 8° titolo tricolore. I primi 3 giorni sono stati abbastanza facili, invece gli ultimi 2, compreso quello di oggi, hanno avuto dei punti abbastanza critici nel senso che avevamo poca quota, quindi c'era il rischio di non riuscire a concludere il percorso, però questo forse dà ancora un maggior appagamento quando si conclude il tema di gara. L'unico a poter impensierire Ziyech è stato l'alto atesino Alex Ploner, giunto secondo. Io sono molto contento, non nascondo che puntavo a vincerli, a provare a vincerli, però quest'anno ho volato meno del solito e comunque anche meno di Christian, e Christian quest'anno era veramente in una forma strepitosa e per cui ha volato meglio di me, se l'ha meritato. Comunque sono soddisfatto ovviamente anche col secondo posto. Sul gradino più basso del podio Karl Reischegger. E dopo lo sport siamo alle previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Greifswald Herd. Domani le eventuali nubi basse del primo mattino si dissolveranno rapidamente. Nel pomeriggio sui monti si formerà qualche innocua nube cumuliforme. Un'occhiata alle temperature minime e massime previste per domani: Bolzano 19-34, Bressanone 17-32, Brunico 13-30, Vipiteno 13-28, Merano 18-33, Silandro 15-30. Mercoledì il tempo sarà molto soleggiato, soprattutto al mattino. Nel pomeriggio non si esclude qualche temporale di calore. Giovedì la probabilità di temporali pomeridiani e serali sarà più consistente, mentre venerdì e sabato l'atmosfera sarà nuovamente più stabile, con qualche temporale possibile solo a livello locale. Prima dei saluti non mi resta che ricordarvi l'indirizzo del nostro sito internet e segnalarvi il portale di informazione online goinfo.it. L'informazione su Video 33 vi dà appuntamento a domani mattina alle 7:20 con la prima edizione della nostra rassegna stampa. Molte grazie di averci seguito e buon proseguimento di serata. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif.